Ragazze e ragazze, bonjour! Nuovo vlog anche oggi, ho un sacco di cose da fare. Mi sono letteralmente appena svegliata, quindi non guardate la mia pettinatura che oggi sembra veramente un ananas. Comunque ho un sacco di cose da fare oggi, quindi voi verrete come mi accompagnerete. Vi dico solo che fuori lavora soffia tipo a 140 km/h, 130, quindi non so nemmeno se riuscirò a camminare. Ieri avevo veramente difficoltà, perché quando soffia così forte tu non riesci a muoverti, quindi devi aspettare che passi il momento più forte e poi continui a camminare. Oggi non so come sarà, comunque cercherò di andare con la macchina quanto più vicino possibile ai posti. Ora, allora, se sentite questo rumore è il robottino che sta aspirando e sta pulendo. E io voglio fare colazione. Devo mangiare qualcosa di veloce perché mi sono svegliata tardi come al solito e non ho tantissimo tempo. Quindi, solito direi, visto che noi facciamo la spesa ma abbiamo sempre il frigo vuoto, spiegatemi com'è possibile sta cosa. E prendo un po' di yogurt. E so di aver preso le fragole, quindi potremo fare mirtilli e fragole. Guardate che carine, era la confezione di San Valentino con I love you, sì, a forma di cuoricino. Ok, ci siamo, ho lavato e fatto a pezzetti la frutta, alla fine ho messo solo le fragole. Adesso vado ad aggiungere un po' di muesli. Voilà, e la mia colazione è pronta. Ci ho messo 5 minuti, proprio basic, ma oggi non ho tantissimo tempo, quindi yum. Evviva, sono arrivati i pacchi che stavo aspettando. Allora, uno è di Zara, ho preso una giacca e non vedo l'ora di indossarla, e qui invece ho preso altre cosine, ho fatto, è stato assurdo perché ho trovato subito quello che volevo e tipo in 30 secondi ho speso tipo cifre allucinanti, quindi è veramente pericoloso lo shopping online. Dovrei bannare me stessa da certi siti, comunque, specialmente Luisa via Roma. Comunque poi vi farò vedere, visto che ho appena filmato un video haul, vi farò vedere tra un po' che cosa ho preso, magari quando ritorno a casa, perché adesso devo finire di caricare il video. Ho fatto la doccia, ho fatto i capelli, ma devo ancora truccarmi. E adesso carico il video che ho già preparato ieri, ho fatto in realtà il montaggio questa notte. Quindi adesso vado a caricarlo, così alle 17:30 è online ed è un nuovo Get Ready With Me. Che però, visto che voi siete nel futuro, il Get Ready With Me l'avete già visto ieri. Sono pronta per il trucco. Oggi sto indossando i nuovi orecchini, quelli di Dior che vi ho fatto vedere nel video, quelli a cerchio. A parte che mi si impigliano tutti i capelli, non sono proprio abituata ad avere orecchini a cerchio, però sono super contenta perché mi piacciono tantissimo e secondo me sono anche molto eleganti, molto sobri perché sono molto sottili. Comunque, allora, adesso passiamo al trucco. Ci ho messo un po' in realtà a prepararmi perché ho fatto mille cose in casa nel frattempo e oggi il programma è molto noioso perché devo andare alla posta, devo andare dal commercialista, devo andare in banca e poi, ah sì, e poi mi vedo anche con Daniele, il fotografo, il ragazzo che mi edita, mi fa gli effetti speciali nelle foto su Instagram ed è anche quello che in realtà vorrei che mi facesse qualche foto degli outfit, però per adesso non abbiamo ancora avuto modo perché viaggio sempre in questo periodo, quindi sono a casa da poco, ma mi darà delle dritte per quanto riguarda le fotografie, le impostazioni della videocamera, che io veramente non ci capisco niente di queste cose. E quindi, ah sì, e poi devo passare anche in farmacia. Niente di eclatante oggi, ma sono cose che bisogna fare, visto che sono stata via talmente tanto tempo, probabilmente tutto il mese di gennaio e i primi giorni, la prima settimana di febbraio praticamente non c'ero. Ho dovuto fare un sacco di cose. Ieri sono andata all'assemblea condominiale dell'altra casa, dell'appartamento mio che però sto affittando, e dove abitavamo insomma fino all'anno scorso, vi ricordate? Ho messo un po' troppo primer e le assemblee condominiali sono sempre molto è un'esperienza veramente mistica andare all'assemblea condominiale. Però vabbè, mi faccio due risate, però ci sono sempre queste persone super incavolate e super
indiavolate che litigano tra loro. È quasi è tragicomica la situazione. Io me la rido sempre. Comunque, per fortuna non sono nel mezzo delle loro diatribe. Comunque, adesso, allora, anche oggi ho messo due primer, anche se fuori c'è una bora, come vi dicevo, che soffia fortissimo, quindi non credo che avrò il problema della pelle mista, grassa oggi oleosa, però non si sa mai. Prevenire è meglio che curare. Passiamo al fondotinta. Allora, purtroppo credo di dover passare al porcelain direttamente, di abbandonare il mio carissimo Warm Nude. È stato bello Warm Nude fino a quando ho potuto utilizzarti, ma ora credo che tu debba andare in pensione, almeno fino a quando arriverà l'estate. Mi sembra un po' più giallino rispetto alla mia carnagione, no, ma forse è una sensazione mia. Ok, cipria stesa, qua dietro c'è Gatto Denver che come al solito vuole salutarvi. Aspettate. Cosa c'è, Gatto Denver? Ciao! Sei mio piccolo carino Rurù Bianco? Sei Rurù Bianco? Sei Rurù Bianco? Oggi Gatto Denver è particolarmente chiacchierone. Particolarmente chiacchierone, quelli sono tutti i trucchi che l'ultima vincitrice del giveaway ha vinto, che dovrò portare in posta. Tra l'altro, è una super, super mega borsa. Comunque, vediamo di ritrovare l'inquadratura decente. Anzi, Denver vuole uscire. Sì, to, ciao, 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 gattino viziato. Ciao, vuoi tornare dentro? Vuoi tornare dentro? Non si sa? Effettivamente, io lo sapevo. Gatto Denver, ma quanto sei indeciso tu, Gatto Denver. Eccolo. Ed è tornato. Bene, lasciamogli la porta socchiusa. Sei bellissimo. Un po' di contouring. Credo che prima volevo passare dal commercialista, ma visto che mi ferma sempre per delle ore, credo che sia meglio se prima vado all'appuntamento che ho con Daniele, il fotografo, e dopodiché invece vado dal commercialista e in banca e poi ultima cosa andrò alla posta a spedire il premio della vincitrice, sì, che poi ogni volta queste povere ragazze che vincono i miei giveaway mi contattano dicendo: mi stanno contattando in tantissimi, mi offendono dicendo che ho barato, che ne so. E quindi, ragazzi, ragazze, io ve lo dico, bisogna essere felici, anche se non siamo noi a vincere, bisogna comunque essere felici per gli altri, perché se vinceste voi, vi piacerebbe che gli altri fossero felici per voi e non, invece, non ci rimarreste male se la gente vi attaccasse, vero? Quindi cercate di essere, cioè, quando diciamo che tra donne bisogna aiutarci tra di noi, non bisogna solo dirlo, bisogna anche farlo, ok? Quindi siate contente per le vincitrici, anche perché poi io ho sempre, sempre dei giveaway attivi sul mio canale, quindi non, cioè, c'è sempre un'occasione, arriva per tutti. Poi io non lo so se riuscirò nella mia vita a far vincere tutti in un giveaway, però ci provo, nel senso che ne ho sempre, sempre qualcuno attivo. Adesso, come sapete, inizierò a farli anche su YouTube, perché me l'avete chiesto voi. Io ascolto sempre le vostre richieste, quindi inizierò a farli anche su YouTube, quindi avrete ancora più possibilità di vincere tra Instagram e YouTube. E tra l'altro voglio lanciare un nuovo giveaway su Instagram proprio oggi, mentre su YouTube credo arriverà nei prossimi giorni. Ma come vi dicevo, su YouTube li nasconderò nei vari video semplici, quindi non ve lo dirò nel titolo, non ve lo dirò nella descrizione che c'è un giveaway nascosto nel video, però se poi vedrete il video fino alla fine ve ne accorgete, quindi questo promesso. Cerco di fare più giveaway possibili, però siate carini, siate carine verso le ragazze che ricevono il premio, perché alla fin fine è una cosa talmente, cioè, se ci pensate, talmente tante, tante persone partecipano, è davvero difficile, no, essere scelti. Quindi a chi capita, cerchiamo di fargli avere una bella esperienza, non un'esperienza negativa, perché tutte le ragazze che vincono mi scrivono dicendo: oh mio Dio, mi stanno dicendo di tutto, sono tristissima. Io invece vorrei che fossero felici quando annuncio che saranno loro a ricevere il regalo. Ecco, quindi spero aiuto.
spero abbiate capito, ecco quello che intendo, ma ci tengo che sia una bella esperienza la vincita di un giveaway e ci tengo a far vincere quante più persone possibili, quindi garantito, io vi prometto, c'è sempre sempre un giveaway attivo, a volte ce n'è più di uno, addirittura a volte cerco di fare più vincitrici, tipo come quello di Benefit che abbiamo appena fatto, quindi abbiate pazienza e cercate di provare in tutti, e non è detto che la fortuna capiti proprio a voi una volta, perché poi mi dispiace quando mi dite io partecipo da tanto ma non vinco mai, mi dispiace davvero tanto, però io cerco di dare l'occasione a quante più persone possibili facendone tantissimi, quindi, e adesso ce ne saranno ancora di più. Trucco completo, ve lo faccio vedere vicino alla ring light così riuscite a vederlo bene. Ho fatto praticamente lo stesso trucco che vi ho fatto vedere ieri nel Get Ready With Me, però ho utilizzato un rossetto diverso, questo è di Mesauda e sono i rossetti in realtà in stick, anzi ve lo faccio anche vedere. Ho utilizzato, sì, questo che è il Matte Romance numero 600, no, non si vede niente, aspettate. È questo, il Matte Romance numero 602 colore Honeymoon ed è molto molto bello secondo me. E poi volevo farvi vedere il risultato del Bad Girl Bang mascara di Benefit che ho utilizzato oggi. Secondo me allunga di più, parecchio di più le ciglia rispetto al Better Than Sex, però fa un po' meno volume. Quindi quello che vi dicevo, secondo me il Better Than Sex è più... se volete volume, mentre questo lo consiglio se volete ciglia un po' più lunghe, però non mi dispiace affatto, è molto più dramatic, molto più strong l'effetto rispetto a quello che pensavo o quello che ho visto la prima volta che l'ho usato, ma sono andata avanti ad applicarlo per un bel po', mi piace caricare e non fa grumi, quindi... fatevi sapere che cosa ne pensate, ok, adesso sono pronta, seleziono le cosine che vi regalo nel giveaway, faccio la foto del giveaway e dopodiché andiamo all'appuntamento con il fotografo. E sono qua con Daniele, ciao, che è il fotografo famosissimo ormai, che tutte conoscete, che fa tutti gli effetti fichissimi nelle foto, quindi avete l'occasione qua di fargli complimenti, scrivetegli, vuoi dirci il tuo account Instagram? Cercatemi, sono Daniele Piccali, qualsiasi cosa vi serva o altro. Lo metteremo qua in sovraimpressione se volete seguirlo. Qualsiasi cosa potete scrivere per informazioni, altre cose, vi aspetto numerose. Sì, che era molto emozionato quando gli ho detto che, perché lui è abituato a stare dietro alla videocamera e adesso l'ho messo davanti, quindi è un po' in soggezione, ecco, però è molto molto bravo, molto giovane, quindi diamo una mano ai giovani bravi. Oggi lavora, non scherza affatto, fa veramente parecchio freddo e nei prossimi giorni prevedono tipo temperature fino a meno 9, cioè meno 9, io non lo so. Comunque sto camminando dal commercialista, vedo un sacco di scontrini e fatture con me. Daniele, il fotografo, è stato molto carino, era super super emozionato, per questo non ho filmato tantissimo perché mi dispiaceva, perché cioè metterlo davanti alla videocamera, mettere i fotografi davanti alla macchina fotografica, si emozionano tantissimo, fa troppo ridere questa cosa. Ok, sono quasi arrivata. Qui c'è il mio commercialista. Ci siamo. Non ce la facevo più. Non ho neanche le forze di farvi vedere l'outfit perché fa troppo troppo freddo. Ok, sono rimasta tantissimo dal commercialista, ma c'erano un sacco di cose da sistemare, da vedere per la privacy, eccetera, per i vari bilanci, la partita IVA, eccetera. C'è davvero tanto tanto lavoro, e poi quando mi viene detto su YouTube ma il tuo non è un lavoro vero, vai a lavorare, mi metto sempre a ridere e penso potreste spiegarlo al mio commercialista, alla camera di commercio e alle agenzie delle entrate che il mio non è un lavoro, grazie mille, così non pago le tasse, no, sto scherzando, però sì, effettivamente c'è tanto tanto lavoro dietro. E adesso vado a casa, Tomas sarà a casa e poi andiamo alla posta e dopodiché a cena della mamma di Tomas questa sera, quindi oggi è veramente giornata, non mi sono fermata un attimo, però tra 10 minuti va online il video Get Ready With Me su YouTube, l'ho già programmato, quindi riesco a seguire la mia schedule di caricamento da lunedì al venerdì, mi fa molto molto piacere. Tornata a casa da pupetto mio, pupetto mio, pupetto mio. E adesso andiamo a cena della mamma di Tomas, che ci ha preparato il pesce.
che è molto buono. Basta, Tommaso oggi è di poche parole. Di poche parole, non si concede. Poche parole, sì. E assai fatti. Ah! Poche parole, assai fatti. Bene, qui c'è come al solito un gatto Dever. Che come al solito canta. Lui non parla, lui canta. Sì. Anche tu mi sei mancato, caro Dever. E la gatta, dovete sapere che non viene mai a salutarmi. Cioè, Audrey non viene assolutamente mai. Io sono sicura che lei sia sul suo cuscino preferito. Infatti. Ciao. Sei sul tuo cuscino preferito? Che è tutto pelosetto come te? Sì. Audrey è innamorata di questo cuscino. Linus aveva la copertina e Audrey ha il cuscino. Bravo, sì, anche tu sei bravissimo e bellissimo. Non devi mica correre ogni volta che saluto la gatta. Lui è geloso. Vabbè, in realtà mi metto le scarpe e usciamo. Oggi è veramente un corri-corri, ma non sono stata ferma un attimo, quindi scusatemi questo vlog, anche questo vlog è un po' sconclusionato. Alla fine di ogni vlog metterò direttamente un disclaimer che dirà scusatemi per questo vlog sconclusionato, così faccio prima piuttosto che dirlo ogni giorno. Siamo appena tornati a casa, sì, siamo stati a cena dalla mamma di Tomas, solo che mi dispiaceva un po'. Sono quelle situazioni che, non lo so, mi dispiaceva tirare fuori la videocamera e puntarla in faccia o sul tavolo mentre cenavamo, quindi non ho tirato fuori la videocamera proprio per rispetto loro, perché mi dispiaceva veramente, cioè non mi sentivo che fosse il caso di tirare fuori la videocamera e mettermi a filmare, non lo so. Quindi non ho filmato, abbiamo mangiato pesce. Scusatemi se non ho filmato, perché appunto mi piace sempre filmare durante tutta la giornata, non voglio lasciare buchi, spazi vuoti nei vlog, ma davvero non me la sono sentita di portare la videocamera e filmare. Chiacchieravamo, parlavamo e quindi così. Comunque abbiamo mangiato pesce, è stato super super buono e sta nevicando, letteralmente sta nevicando, è bellissimo, c'è un freddo terribile fuori, c'è una bora fortissima, sta nevicando a Trieste che non nevica mai, però adesso sta nevicando ed è bellissimo. Comunque lo faremo anche da oggi, sì. Praticamente andremo forse una volta alla settimana, andremo da mia mamma e da Furio, sì, che ci insegneranno a cucinare. Faremo lezioni di cucina. Bene. Tu impara, così poi mi cucini le robe buone. Grazie. Sì, già pensavi di mandare solo me, vero? No. Tomar soffre il solletico a singhiozzo, cioè qualche volta sì, qualche volta no, abbiamo notato. Prima di andare a nanna, voglio farvi vedere che cosa mi è arrivato. E da Zara ho preso soltanto una giacca. Spero vada bene come taglia in realtà, ed è questa. L'avevo già provata ma non ero tanto sicura provandola, e poi invece mi sono convinta perché vanno un sacco, le sto vedendo ovunque, e a volte mi succede che quando vedo una cosa tante volte poi inizia a piacermi, e questa di Zara secondo me aveva anche un buon prezzo, alla fine l'ho pagata, ecco, 89,95, ed è molto calda, molto pesante, secondo me è proprio una bella biker jacket. E poi invece, a parte Gato Denver, ciao patatino mio, e invece da Luisa Via Roma ho fatto dei danni, come vi dicevo prima, assurdi. Bello che ho preso 3 capi da Luisa Via Roma e ne manca uno, che è la cintura di Gucci. Non mi sono resa conto che era in pre-order, quindi in realtà l'ho già pagata, però dovrebbe arrivare tipo ad aprile, quindi non sono molto contenta di ciò, e non mi sono accorta comprandola che era in pre-order, perché non c'era un pre-order, un tasto pre-order, c'era proprio il tasto
aggiunge il carrello e compra, quindi ci sono un po' rimasta. Poi non mi è piaciuta molto questa cosa del sito Luisa Via Roma, secondo me è un po', come si dice, fuorviante, nel senso che di solito quando una cosa è in pre-order, perché magari è sold out, c'è scritto sold out, c'è scritto not available, qualsiasi cosa, e poi c'è scritto pre-order. Invece qui non c'era scritto né sold out, sembrava che fosse disponibile, e c'era scritto appunto aggiungi il carrello. Io l'ho aggiunto al carrello, invece poi mi sono resa conto, dopo averla già ordinata e pagata, che è in pre-order e dovrebbe essere disponibile tipo a fine aprile, una roba del genere. Quindi adesso mi tocca aspettare fino aprile. Molto probabilmente l'avrei trovata in qualche negozio, tipo a Dubai c'era. Quindi alla fine ho fatto un po' un errore. Però mi sono arrivate in realtà le altre due cosine. Questa ho preso di Alberta Ferretti il cardigan Friday. Questo è un po', io ho Monday che è rosa con la scritta azzurra. Questo invece è un pochino più ampio proprio come fattura, come stile. E poi ho preso queste. Allora, io queste ballerine le tenevo sott'occhio da tanti anni e non le ho mai prese. E alla fine, oh, adesso ho visto l'interno della scatola, che carino. No, le scatole Miu Miu sono troppo troppo belle. E alla fine mi sono convinta, le ho prese, le ho trovate, o erano sold out, negli outlet non c'erano mai, e alla fine le ho prese. Sono loro, sono le ballerine, non so come si chiamano. Appunto, sono almeno 3 stagioni che io le vedo e ogni volta Tomas mi dice ma a me non piacciono, ma no, va. E poi mi pento sempre di non averle prese, alla fine le ho prese. Ragazzi, lo shopping online è davvero pericoloso per me, perché io impazzisco e poi in 3 minuti faccio dei danni pazzeschi. Questo quindi è l'aggiunta al video haul che ho fatto un paio di giorni fa. Non vedo l'ora di mettere questo cardigan. Per le ballerine dovrò aspettare un po', visto che fuori in questo momento sta letteralmente nevicando. È bellissimo, stavo guardando i fiocchi di neve adesso con Pupetto mio che ballano e danzano i fiocchi di neve. No, bellissimo, bellissimo. Amo, amo la neve. Quindi questi sono i miei acquisti da aggiungere al video haul che ho fatto un paio di giorni fa. Molto molto felice, anche se appunto per le ballerine dovrò aspettare un po' per indossarle che faccia un po' più caldo. Invece questo mega maglione voglio metterlo al più presto. Adesso vado a nanna, vi chiedo scusa se anche questo vlog è stato un po' sconclusionato. Non riesco a pronunciarla questa parola, sconclusionato. Ma no, mi è dispiaciuto tanto non poter filmare, anche perché abbiamo mangiato benissimo, una cena super 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 buona. E anche beh, insomma, la mamma di Tomas ha una casa bellissima, quindi volevo davvero filmare, magari la prossima volta, dai, perché mi sembrava un pochino, non li vedevamo da un po', e quindi mi sembrava un pochino, io continuo a scusarmi con voi, ma mi sembrava un pochino invadente tirar fuori questa videocamera così, quindi perdonatemi se non vi ho portato con voi, ma magari la prossima volta. Quindi un bacio grande a tutti quanti, buonanotte, e io adesso vado a struccarmi anche se ho 000 voglia, ma bacio grandissimo. Allora, questo video lo vedrete, se oggi è giovedì lo vedrete domani che è venerdì, quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Bacio grande mia family, ciao!